Continuiamo la lettura dei capitoli del libro La finanza in soldoni con la seconda parte dedicata alla finanza personale. Se la prima parte ci dice ripaga a noi i nostri crediti, la seconda è come noi li ripaghiamo ai nostri creditori. Per parlare di finanza personale, partiamo sempre dal debito pubblico, che è quello di cui ci siamo occupati nella prima parte. Quindi, nella prima parte l'abbiamo visto dal punto di vista delle nazioni che lo emettono. Abbiamo visto come l'obbligo di pagare interessi sul debito passato condizioni l'operato dei governi presenti e abbiamo spiegato come la comprensione di queste dinamiche sia indispensabile per farsi un'opinione corretta e informata. Domandiamoci poi, conviene comprare i titoli di debito pubblico? Usiamo questa domanda per introdurre un po' la finanza personale. Questa domanda ha un rilievo particolare in considerazione del recente aumento delle emissioni di debito pubblico italiano, dedicate alle famiglie, quindi a questa idea di mobilitare il risparmio privato che è con tanto di agevolazioni fiscali come quelle che abbiamo visto ai piani individuali di risparmio PIR. Allora, è corretto chiedere ai risparmiatori privati di investire in questa attività? Come si giudica opportunità e convenienza di questo genere di titoli? È vero che gli italiani non investono nell'economia del loro paese, come sentiamo ripetere in modo troppo spesso dagli stessi soggetti che ambiscono a intercettare questo risparmio? Facciamo un passo indietro e inquadriamo opportunamente questa domanda. Non ha senso chiedersi se questa o quell'azione siano da comprare o meno, oppure se i nuovi BTP che il governo ci vuole vendere possano essere un'occasione o addirittura un affare. La corretta pianificazione e gestione della propria finanza personale, ossia come noi gestiamo i nostri risparmi, propone in via preliminare un'analisi delle proprie esigenze e preferenze individuali e la costruzione e aggiornamento di un portafoglio equilibrato, inteso come insieme di attività finanziarie con caratteristiche differenziate di liquidità e rischio. Il punto di partenza è dunque conosci te stesso, il monito che ricordiamo dall'oracolo di Delfi. Non ha senso chiedersi se conviene comprare i BTP. Come non ha senso andare a caccia di affari, i propri risparmi vanno amministrati in modo stabile e quindi non dobbiamo inseguire i capi firmati come se fossimo ai saldi durante una giornata di shopping. Ognuno di noi dovrebbe detenere in forma liquida, cioè in attività immediatamente utilizzabili come mezzo di pagamento, contanti, giacenze di conto corrente, eccetera, una quantità di denaro sufficiente a coprire i consumi di tutti i giorni e a far fronte a qualche imprevisto. Il resto del proprio patrimonio andrebbe ripartito tra attività finanziarie che, a fronte di una liquidità inferiore, quindi possono essere meno spendibili nell'immediato, possono consentire una crescita del patrimonio nel medio-lungo termine e o anche la generazione di proventi periodici che ci aiutano a integrare il nostro reddito. Fin qui il discorso è troppo ovvio, qualsiasi ragionamento più articolato e complicato può essere però fatto a partire da queste considerazioni. Chiamiamo liquidità tutti gli strumenti che sono accettati immediatamente come mezzo di pagamento. Sono liquidità i contanti, giacenze di conto corrente, alle quali si attinge periodicamente la nostra carta di credito, con la quale facciamo gli acquisti. La liquidità ha il pregio di essere immediatamente utilizzabile. A fronte del beneficio della spendibilità immediata, rinunciamo però alla possibilità di ottenere un rendimento impiegando i soldi in attività più redditizie. Supponiamo che un individuo guadagni 1.500 euro al mese e che ne spendi mediamente 200 in alimentari, 100 per utenze, 300 al tempo libero e 400 per una rata variabile del mutuo. È sufficiente mantenere liquidità per 1.000 euro in modo da poter investire in attività meno liquide i restanti 500? No, perché tutte le voci menzionate potrebbero subire delle oscillazioni. Dunque, un altro elemento fondamentale che dobbiamo tenere sotto è l'incertezza del mondo in cui viviamo. Tornando alla domanda iniziale, prima di chiederci se conviene comprare titoli, dovremmo stabilire quanta parte del nostro portafoglio vogliamo detenere come liquidità, perché ci serve per le spese e per gli imprevisti, e quanta possiamo dedicare ad attività meno liquide, dalle quali ci attendiamo un rendimento. Quest'ultima porzione può contenere obbligazioni e quindi ha senso valutare se tra queste possono rientrare i titoli del debito pubblico. Se il discorso così sembra abbastanza ovvio, lo vedremo meglio nei capitoli successivi. Per riepilogare, il debito che gli stati emettono per finanziarsi è una delle attività nelle quali si può impiegare il risparmio delle famiglie. La convenienza di questo investimento va valutata in relazione alla necessità e alle preferenze dell'individuo. Non esistono titoli buoni per tutti. Ciascuno di noi
dovrebbe prima costruire il proprio portafoglio e poi valutare se i titoli di Stato possono trovare posto in questa struttura. Un portafoglio equilibrato dovrebbe tenere liquidità sufficiente per far fronte alle esigenze di consumo e impiegare la parte restante in attività meno liquide, in modo che nel lungo periodo si possa ottenere un qualche rendimento o una crescita del patrimonio e che questo vada, diciamo, in qualche modo realizzato in coerenza con le nostre preferenze per il rischio che ci vogliamo assumere per ottenere questi rendimenti. Questo era il capitolo 11 della Finanza in Soldoni che trovate su Amazon e nei prossimi video leggeremo i capitoli successivi. Se vi è piaciuto il video potete lasciare un like, iscrivervi al canale e farlo conoscere anche ai vostri amici. C'è un podcast omonimo sulle principali piattaforme e un blog massimofamularo.com. Ciao a tutti e buona giornata!